Le organizzazioni degli emigrati hanno da sempre promosso la Sardegna. L'hanno promossa innanzitutto attraverso le loro persone e attraverso il loro legame che hanno con l'isola. I primi turisti se li portavano dietro gli emigrati che andavano fuori negli anni 50 e negli anni 60. La situazione si è evoluta e si è evoluta attraverso dei progetti che sono diventati più funzionali alla Sardegna di oggi. La FASI, la Federazione dei Circoli Sardi, che ha 70 circoli in Italia, è impegnata sia sul fronte da sempre, questo da 30 anni, culturale, cioè illustrare in Italia che cosa sono i grandi personaggi sardi, da Grazia Deledda a Eleonora d'Arborea, agli scrittori di oggi, ai cineasti di oggi, eccetera. Il passo successivo è stata la promozione dei prodotti sardi. C'erano gli spacci, ma gli spacci oggi sono nei vecchi circoli una cosa che è destinata in prospettiva a venire sempre meno. Per esempio, basta pensare ai prodotti sardi che arrivano attraverso la grande distribuzione. E quindi noi abbiamo pensato a dei progetti specifici su questa questione dei prodotti legati a tre cose. Uno, la promozione attraverso le campagne fatte nei circoli sul prodotto certificato, perché il problema è la qualità del prodotto. Un secondo momento è quello del rapporto con la ristorazione sarda. Se voi pensate che non è stato mai fatto un censimento della ristorazione sarda in Italia, ci sono 95 ristoranti sardi a Milano, ne abbiamo già censiti 300 in tutta Italia. Questi imprenditori sardi del settore della ristorazione sono un canale importantissimo per i prodotti sardi di qualità. La terza cosa è che stiamo pensando a un sito e-commerce che inizialmente funzionerà per i nostri 30.000 iscritti, ma poi sarà aperto agli amici dei sardi nel territorio, perché i circoli sardi non sono dei ghetti, sono dei circoli del territorio e dovunque operano con l'associazionismo del territorio. Quindi questo sarà una cosa molto importante. Una specificità ulteriore è la promozione turistica ed è su questo che ci stiamo concentrando. La promozione turistica è legata innanzitutto al grande problema dei trasporti in Sardegna, sulla quale la FASI si è sempre mossa facendo le manifestazioni per la continuità territoriale e prenotando per i sardi nei circoli i viaggi per la Sardegna. Adesso siamo a una fase più evoluta, non solo mandiamo in Sardegna attraverso i circoli e attraverso Eurotarget, che è una società è un'agenzia totalmente acquisita dalla FASI, ma attraverso la proposizione di pacchetti che dovrebbero essere promossi nel territorio proprio dai circoli. E i pacchetti che stiamo presentando per esempio oggi sono pacchetti legati a un turismo, diciamo così, che vede le altre stagioni della Sardegna, non si può dire neanche fuori stagione, perché tutte le stagioni in Sardegna sono buone. Quindi è chiaro che se il grande business del turismo sardo è il turismo balneare, il futuro è portare a riempimento in Sardegna, per quelle migliaia di camere che abbiamo negli alberghi, non solo nelle coste, ma bisogna attrezzare anche le zone interne, per tutte le altre forme di turismo che vanno dal trekking al turismo religioso, che vanno all'enogastronomia, che vanno alla bicicletta, che vanno al climbing, dove ci sono posti meravigliosi. Cioè bisogna che in Sardegna la gente, anche attraverso un miglioramento dell'attuale situazione, che non è una bella situazione, della continuità territoriale, cioè attraverso quindi un impegno serio in quella direzione, se ci sono i mezzi per arrivare alla Sardegna, la Sardegna può essere fruibile, e può essere fruibile in Italia e in Europa da un turismo nuovo, che è un turismo anche più rispettoso dell'ambiente, che è un turismo che non porta a una grande antropizzazione, a una ulteriore cementificazione delle coste, cioè è un turismo che può essere sostenibile. E noi ci abbiamo le nostre bellezze, ci abbiamo i nostri territori, ci abbiamo la nostra archeologia, ci abbiamo i nostri prodotti, tutto questo deve fare sistema. Ecco, questo vogliamo presentare oggi a Milano.